Il nuovo anno si apre purtroppo con un'ennesima tragedia stradale in un incidente autonomo avvenuto nella notte in via Valcorrente a Piano Tavola, frazione di Belpasso. Ha perso la vita un 26enne belpassese Matteo Virzì, che era alla guida di un'auto Peugeot 107. Gravemente l'amico 25enne che era con lui in macchina, anche lui di Belpasso. Ad intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per estrarre dalle lamiere la vittima. Sul posto il personale del 118 che non ha potuto fare nulla per il 26enne e che ha trasportato in ospedale a Catania il 25enne. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri della stazione di Belpasso. Da una primissima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo. L'auto, per cause da accertare, si è scontrata violentemente contro il guardrail centrale in cemento, causando la morte sul colpo del giovane. Scontro fra due automobili questa mattina in via Vittorio Emanuele nei pressi di Palazzo di Ferro a Paternò. Una delle persone che si trovava all'interno di una delle due auto è rimasta lievemente ferita e trasportata al pronto soccorso del locale ospedale da un'ambulanza del 118. Ad intervenire per i rilievi dell'incidente gli agenti della polizia locale. Anche quest'anno i fuochi di mezzanotte per festeggiare l'arrivo del nuovo anno hanno fatto registrare feriti in ogni parte d'Italia. Due di questi si sono verificati a Paternò. Si tratta di un 49enne straniero che da Paternò è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania per un trauma facciale e ustioni al volto, ed un 74enne che è arrivato con una ferita alla mano sinistra, curata sempre al Cannizzaro di Catania. Cinque vetrate della chiesa San Michele Arcangelo di Paternò sono state rotte da ignoti con ogni probabilità da petardi o da colpi di pistola durante il trambusto dei festeggiamenti di Capodanno. Ad accorgersi dell'accaduto questa mattina il parroco Don Giuseppe Davide Mirone all'apertura della chiesa. Alle 8:30 di questa mattina infatti si sarebbe dovuta celebrare la Santa Messa, ma a seguito dell'episodio è stata annullata. Tanti erano i pezzi di vetro disseminati all'interno della parrocchia fra i banchi. Allertati i carabinieri sono intervenuti per effettuare un sopralluogo. È stato appurato che le vetrate rotte sono quelle del lato della chiesa che si affaccia in via San Michele. Rammaricato il parroco che guida la chiesa dal settembre 2020. Purtroppo stamattina quando abbiamo aperto la chiesa alle ore 8, in quanto alle 8:30 era prevista la celebrazione della Santa Messa, abbiamo trovato pezzi di vetro a terra, in quanto le finestre della chiesa in alto sono state trovate tutte rotte. Non riesco a capire purtroppo come questo sia potuto accadere e con grande dispiacere ho dovuto annullare la celebrazione della Santa Messa. Certamente ho allertato i carabinieri che sono prontamente arrivati qui a fare un sopralluogo e anche loro, ecco, sono rimasti anche un po' perplessi dell'accaduto. Un appello che lei vuole lanciare alla comunità? Andare comunque avanti e superare anche queste situazioni che dispiacciono, ma ecco, non scoraggiarsi e andare avanti per migliorare comunque sempre di più il quartiere. E a Paternò l'episodio accaduto ai danni della chiesa San Michele Arcangelo non è stato l'unico. Ignoti hanno mandato in frantumi anche alcuni cestini gettacarte installati dal comune nei pressi della chiesa Spirito Santo. Hanno gettato al loro interno potenti petardi che hanno provocato la completa distruzione dei contenitori. A denunciarlo pubblicamente il parroco della chiesa Don Salvatore Ali attraverso un post su Facebook. Anno nuovo in civiltà vecchia, scrive il parroco. Nella baldoria della notte di Capodanno hanno distrutto tutti i contenitori della raccolta dell'immondizia messi dal comune. Li hanno distrutti facendo scoppiare dentro le bombe. Auguro a questa gente, scrive Don Salvatore Ali, per questo nuovo anno che quando si guardano allo specchio possono sentire un po' di vergogna. Ai cittadini onesti e civili di non rassegnarsi ma continuare a lottare per una Paternò più vivibile, ha concluso Don Salvatore Ali. Ed in merito ai due episodi è intervenuto anche il sindaco di Paternò Nino Naso. Ho dato la mia solidarietà
sincerità e disponibilità a Don Giuseppe Mirone in merito alle vetrate rotte della chiesa e a Don Salvatore Alì per i contenitori distrutti. Nello stesso tempo il primo cittadino ha fortemente condannato questi gesti, facendo appello ancora una volta al rispetto della cosa pubblica. La città deve essere vissuta come una casa grande, la casa di tutti noi, ha detto. Una vera e propria festa, gioia e allegria hanno caratterizzato la mattinata di oggi ad Adrano per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. L'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Fabio Mancuso, con ben arrivato 2024 ha voluto augurare alla comunità un buon inizio di anno con la parata di Capodanno inserita nel programma di armonie natalizie. Il centro storico si è animato grazie ai tantissimi figuranti che hanno portato musica, allegria e spensieratezza in piazza. In strada bande musicali, mangiafuoco, giocolieri, trampolieri, personaggi dei cartoni animati come Topolino e Minnie, Peppa Pig, Winnie the Pooh, SpongeBob, i Puffi e tanti altri, la banda dei Babbo Natale, carretti siciliani e gruppi folk. Una parata stile le grandi città. L'auspicio è questo, quello di vivere un 2024 all'insegna della gioia, della serenità, di una prospettiva migliore, di un mondo migliore. Bisogna avere un'identità, bisogna dare alle nostre città un'iniziativa positiva, un'iniziativa che viene da persone che in questo territorio danno tutto, e per questo motivo noi dobbiamo ringraziarli, lo abbiamo voluto fare con questa manifestazione che si fa nelle grandi città del mondo. Noi lo facciamo in piccolo, non vogliamo competere assolutamente, però vogliamo offrire quello che di positivo c'è nella nostra Sicilia. No, la gente ha sempre voglia di vivere la propria città, di amarla così come l'amiamo noi e di viverla. E questo è, mi pare, la cosa più bella per un sindaco, vedere il sorriso dei bambini, dei più grandi, di tutte quelle persone che vogliono bene ad Adrano. A presentare in piazza Salvo Galvagno e Sara Putrino, tanta la gente divertita presente nelle strade. Signora, si sta divertendo? Sì, sì, tanto. Come ha passato la notte di Capodanno? In famiglia. E stamattina qua in piazza? Sì, certo. Diamo onore a questo carnevale, a questo Capodanno. Bellissima, davvero. Per me è una novità, perché noi siamo dalla Germania e quindi è una novità per noi, anche se sono adranita, ma vivo 10 anni in Germania. Come ha passato il Capodanno? Tra influenze, tutto bene in famiglia, ed è andato tutto bene. Stamattina con i bambini in piazza, appunto per vedere questa parata, questa novità. Bellissimo davvero, bello, un bellissimo spettacolo, veramente fantastico, mi piace. Qual è il suo augurio per il 2024? Salute, la salute, che in questo periodo mi sa che manca. E diciamo che oggi ci dedichiamo un pochettino a loro, ovviamente cerchiamo di poter portare le tradizioni sempre più avanti e gli diamo un po' di gioia, che sia un buon anno per tutti, di pace, di serenità e soprattutto con un po' di salute in più, solo questo, così che altro. Un po' di salute e tanti auguri per chi in questo momento magari sta male, chi si trova in ospedale, chi per altri dispiaceri che comunque la vita purtroppo a volte ci mette in situazioni brutte. A lui piace tanto, ci sono le bande, lui piace. Anche i bambini apprezzano questo? Sì, tantissimo, lui tantissimo. Qual è il suo cartone animato preferito? Ah, diciamo che ha visto Topolino e Minnie. Era Leo, chi c'era? Minnie, di là sono andato. Ed è impazzito, Minnie. Sì, sì, ora vediamo i cavalli. No,
noi siamo il gruppo folcloristico gruppo Augusta Folk, veniamo di Augusta, abbiamo 13 anni di storia alle spalle, siamo i campioni italiani di canto folcloristico 2020 e andiamo in giro per la Sicilia e non solo a rappresentare il nostro folklore. Devo dire che c'è un'ottima organizzazione, molto curata e il pubblico è parecchio ed è presente. La nostra tradizione, la nostra identità siciliana è qualcosa che deve andare sempre avanti. Ecco il perché anche dei nostri bambini che sono presenti nel nostro gruppo. E ne mancano anche perché abbiamo intenzione di fare una scuola per i bimbi del folklore siciliano. È felice? Felicissima, vengo da Roma, ma sono di Adrano. Come l'ha trovata la città? Più viva, molto più viva. Qual è il suo augurio? Un giorno di tornare qua. Quando sono belli questi canti? Bellissimi, unici. Sono pezzi tradizionali che mi hanno sempre piaciuto. Io al mio tempo li suonavo anche. Lei faceva parte della banda? Faccio ancora parte della banda, ma non sono più. Alle prove ci vado, mi passo il tempo. Io sono 92 anni. Signora, si sta divertendo? Sì, tantissimo, molto bello. Qual è il suo augurio per il nuovo anno? Ma di fare le cose belle anche per Adrano, come già la partenza è quella. Si spera bene. Insomma, una mattinata passata in allegria, quella vissuta ad Adrano per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Una parata replicata anche nel pomeriggio e poi alle 21 appuntamento con i fuochi d'artificio in piazza che illumineranno il cielo di Adrano. Con l'applauso di Adrano stasera si replica questa sera alle 18 con i fuochi d'artificio, che bello! Stasera alle 18 rifacciamo questo grande percorso. Ci saranno anche i fuochi d'artificio che devono essere di buon auspicio per un 2024 pieno di speranza e migliore del 2023. Lo auguro veramente di cuore a tutti, proprio a tutti. Sabato 31 il Consiglio Comunale di Paternò ha approvato circa 30 debiti fuori bilancio per circa 1 milione di euro. Sentiamo il sindaco Nino Naso. Sindaco, perché si arriva sempre all'ultimo giorno dell'anno? I debiti fuori bilancio vanno, proprio perché sono fuori bilancio, vanno dopo il bilancio. È stato approvato il 26 il bilancio. Diciamo un bilancio che per l'ennesima volta ha salvato la nostra città grazie a una transazione importante portata avanti dall'amministrazione comunale, da questo sindaco insieme a tutti gli uffici finanziari, avvocati, devo dire dirigenti comunali, con la Sindaco d'Ambiente siamo riusciti a portare avanti questo bellissimo risultato. Abbiamo lavorato il 26, siamo qua, il sindaco presente insieme ai consiglieri, a 13 consiglieri comunali, che veramente devo ringraziare per questa attenzione. Circa 1 milione di debiti fuori, l'importo intorno a 1 milione di euro, e molti derivano da sentenze, una volta che ci sono le sentenze deve prendere atto sia l'amministrazione sia il consiglio comunale, quindi viene anche sanato e quindi viene regolarizzato il tutto. Devo dire che è un altro importante risultato, è un atto di grande responsabilità da parte del Consiglio Comunale. Salutiamo questo anno e ci proiettiamo verso l'anno nuovo.